Nel Vangelo di oggi preso da Matteo, al capitolo 6, dal versetto 24 e seguenti, leggiamo: Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Il Vangelo di oggi, ci aiuta a rivedere il rapporto con i beni materiali e presenta due temi di diversa portata: il nostro rapporto con il denaro e il nostro rapporto con la provvidenza divina. I consigli dati da Gesù suscitano diverse domande, le cui risposte risultano essere difficili. Per esempio, come capire l'affermazione "Non potete servire Dio e il denaro"? Come comprendere la raccomandazione di non preoccuparsi del cibo, delle bevande, del vestito? L'esortazione a non badare alle necessità materiali sembra in contrasto con la vita di tutti i giorni, segnata da affanno e preoccupazioni. È importante pianificare, prevedere, preventivare, è espressione di responsabilità e di sano realismo. Allo stesso tempo, affannarsi, dimenticando di dare fiducia alla provvidenza, è molto pericoloso. La vera preoccupazione va rivolta ai bisogni del corpo. Si corre il rischio di ignorare o sottovalutare altri ambiti ben più importanti. Numerose le famiglie le cui preoccupazioni materiali finiscono per togliere spazio alla vita affettiva e alla vita di fede. I beni materiali appartengono alla categoria delle cose e sono utili. Sono un mezzo di sostentamento al servizio di altri e più importanti traguardi. Se invece acquistano un valore assoluto, finiscono per diventare un laccio che impedisce di spiccare il volo. Abbiamo certamente bisogno dei beni materiali per vivere, ma la vita è infinitamente più grande di questi. Quando Gesù chiede di non preoccuparsi, non intende che possiamo vivere senza fare con responsabilità la nostra parte. Egli invita a scegliere bene, dando il giusto spazio alle cose che contano, a quelle capaci di rivestire di gioia la vita. Ecco perché la parola di Gesù oggi ci riempie di luce. Chi serviamo? Le cose come mezzo per raggiungere il fine e non le cose come un fine che poi ci rendono schiavi e non liberi. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.